Prego, consigliere Tavani, sull'ordine dei lavori. Sì, sull'ordine dei lavori vorrei dire questo, che noi stiamo morendo di noia qua, perché dalle 4 che ascoltiamo cazzate, perché le osservazioni fatte da loro sull'ordine dei lavori non concernono l'ordine dei lavori, cioè non è che io dico, cioè l'ordine dei lavori, vorrei andare a prendere un tè, che è meglio, il tè o il caffè, non è in merito all'ordine dei lavori. Allora, siccome qui dietro le ragazze sono giovani, lavorano tutte precarie, però hanno investito la loro energia per svolgere questo ruolo, stanno dormendo dalla noia, vorrei precisare ai cittadini presenti che dalle 4, quindi sono 2 ore, la luce corre, tutto, i precari, le donne, corre tutto, sono 2 ore che siamo immobilizzati su una psicopatologia, non riesco a definirla altrimenti, che non si riesce a comprendere. Il primo punto, quello sul gas, sulla metanizzazione, bisogna avvisare i cittadini, anche domani, affermato da loro, condividiamo la delibera, ma per principio non la votiamo, allora per il principio di alcuni i cittadini rischiano di non avere il gas nelle case. Secondo, quelli che vogliono sposare nelle ville, sicuramente giovani, devono sapere che siccome non vogliono che si legga un regolamento, questi cittadini non potranno sposare nelle ville. Quindi i primi 2 punti del Consiglio Comunale sono stati inconcludenti per questo atteggiamento incomprensibile, che non chiamo neanche formalismo, perché il formalismo è un'altra cosa. Qui non siamo in Parlamento, ragazzi, non siamo al Senato dove ci sono i parlamentini, questo è un comune medio piccolo, Se non passano queste 2 cose è gravissimo per i cittadini, datevi una svegliata. Io voglio sentire la relazione della dirigente Fabi, la voglio sentire, va bene? Poi quando vincerete le elezioni voi nasconderete la Fabi in un sacco, non fate come cazzo vi parrà, va bene? Basta.